qui allora, tornati in diretta, si riparte questa nuova edizione 2014-2015 insomma, l'ormai classico e tradizionale sabato mattina di Radio Fermo 1 e inauguriamo, tagliamo il nastro, insomma, l'onore a Giovanni Lanciotti. Buongiorno. Buongiorno, grazie, sono veramente onorato di tagliare il nastro e di essere anche, speriamo, di buon auspicio Il per il padrino, il lungo padrino. Allora, immeritatamente, perché poi non è che no, vabbè, ma ormai sei di casa, sei un certo, amico sì. qui della radio e di Grazie. Informazione TV. Allora, Grazie. Giovanni, tra l'altro vieni da una serata piena di soddisfazioni, perché ieri c'è stato questo importante convegno per celebrare l'anniversario dell'Avis. Quindi, prima di tutto ti chiedo com'è andata e poi raccontaci un po' come ci si sta organizzando. Sì, guarda, questo convegno è andato come è andato? È andato veramente bene. Prima di tutto perché ci sono stati dei relatori, delle persone che comunque ci hanno guidato in questa serata anche abbastanza lunga, perché abbiamo iniziato alle 9:30, abbiamo concluso a mezzanotte e poi anche perché abbiamo tagliato nella parte finale, altrimenti ci sarebbero stati anche interventi, domande, eccetera. Hanno stimolato questi relatori, hanno stimolato veramente la platea. Voglio iniziare proprio come è iniziato il convegno di ieri sera. Ieri sera il convegno è iniziato con una testimonianza che ha veramente gelato la platea. Una giovane coppia che ci ha raccontato l'avventura, tra virgolette, la disavventura che ha avuto, cioè di un bambino leucemico, e che grazie a queste tre associazioni, perché questo convegno è stato organizzato dalle tre associazioni del Dono, dall'Avis, dall'Aido e dall'Addomo, quindi grazie a queste tre associazioni loro possono ancora abbracciare il loro bambino che oggi ha 9 anni. Questo bambino ha avuto due trapianti di midollo osseo e gli sono state trasfuse circa 50 sacche di sangue. Quindi ecco che l'Avis e l'Addomo, Avis che è l'associazione dei donatori di sangue, e l'Addomo che è l'associazione dei donatori di midollo Midollo. osseo, tutte e due hanno contribuito a che questo bambino oggi ancora possa andare a scuola, eccetera. Nell'emozione della mamma ha detto che mai avrebbero potuto pensare che questo bambino potesse comunque avere una vita normale. E quindi da lì siamo partiti da questa bellissima testimonianza e commovente per poi andare un po' a sviscerare le varie problematiche che si incontrano su questo percorso. Quindi c'è stato il dottor Picardi, che è il responsabile del Centro Regionale del Sangue, perché il sangue viene trattato a livello regionale, quindi è vero che ci sono i vari centri trasfusionali, quindi è vero che ci sono i vari centri a Fermo, Ascoli, Pesaro, Ancona, eccetera, però è sempre comunque a livello regionale che viene comunque trattato, che viene lavorato e che viene poi successivamente distribuito nei vari ospedali della regione. E quindi lui ci ha detto come siamo messi, che cosa sta succedendo, verso quale direzione va la medicina trasfusionale, perché la medicina trasfusionale, come d'altronde anche tutte le altre cose in medicina e quindi in sanità, ha comunque un'evoluzione. Quindi mentre prima si raccoglieva solo esclusivamente sangue, oggi si raccolgono anche i derivati del sangue e in particolare il plasma, quindi il plasma che è una parte del sangue. Che con il plasma vengono comunque effettuati dei farmaci che sono comunque dei farmaci salvavita. Quindi c'è stato il dottor Picardi che ha parlato di sangue, c'è stata la dottoressa Di Pace che è responsabile del centro trapianti regionale e ci ha raccontato un po' come nella nostra regione funziona questo importante settore, cioè quello dei trapianti degli organi. E lì anche ci sono state, sono emerse delle problematicità. La donazione degli organi, che noi possiamo fare solo una volta che non ci siamo più, quindi si può fare solo se la famiglia dà il consenso, oppure se noi in vita abbiamo dato il consenso per la donazione degli organi. Quindi
Dice, molte volte capita, e questa è una grossa sconfitta, che avendo una persona deceduta, quindi con una morte cerebrale, dice, i familiari non danno il consenso. Siccome è stata anche abbastanza simpatica, la riferisco anche ai radioascoltatori, la dottoressa Di Pace dice, una volta gli è capitato che una familiare non ha dato il consenso e non, nel non dare il consenso ha detto mia zia dice, ha sofferto tanto in vita, non voglio che soffra dopo nella morte. Quindi immaginiamo anche un po' la cultura che c'è intorno a questa cosa. Quindi è necessaria, è indispensabile che vadano comunque dati determinati messaggi. Con la donazione degli organi non è, io ritengo, solo ed esclusivamente un atto di liberalità, ma è anche un atto di egoismo, perché noi possiamo comunque, possono i nostri organi che a noi non servono più, perché dopo la morte non servono più, possono continuare a vivere in altre persone. Quindi significa che c'è qualcosa di nostro nell'altro che comunque continua a vivere. Quello lì veramente è un mondo difficile, un mondo complicato, ma è un mondo che veramente riesce a far star bene la gente. Pensiamo comunque a coloro che stanno in dialisi, che hanno comunque necessità di avere un trapianto, quindi non solo il trapianto salva la vita, ma anche migliora le condizioni di vita. Quindi questi sono i due casi in cui il trapianto è indispensabile. O vogliamo salvare la vita, oppure possiamo comunque migliorare in maniera importante il regime di vita che una persona ha. Quindi, oltre al Quindi dottor comunque Picard, un discorso di partenza sì, è culturale, un no? Nel discorso di senso partenza che noi culturale. spesso e volentieri tendiamo anche a voler un po' non vedere, non tutti ovviamente non amiamo il mondo dell'ospedale, perlomeno chi non ci lavora costantemente, ne parlavo proprio qualche giorno fa, cerchiamo di chiudere gli occhi e di pensarci il meno possibile, quando in realtà comunque la quotidianità deve essere proprio un approccio a chi in quel mondo sta, a quelle famiglie che in quel mondo purtroppo devono stare, ovviamente non ha senso ignorare, bensì conoscere per capire Esatto. meglio, no? Questo è un po' il punto di partenza perlomeno. Poi i vari stadi ci saranno, ci si cresce, si conosce, eccetera, però almeno il punto di partenza deve essere questo. Il punto di partenza è verissimo, cioè noi dobbiamo comunque conoscere, perché molte volte l'ignoranza in determinate questioni ci porta a fare delle scelte sbagliate, delle scelte che magari invece potrebbero in qualche modo agevolare o aiutare gli altri. Dobbiamo necessariamente far passare diversi messaggi nei nostri amici, nella popolazione e nelle persone che ci stanno vicino. E solo se noi abbiamo le cognizioni giuste per poter comunque trasmettere il reale messaggio. Perché poi su tutte su queste cose ci sono anche delle idee sbagliate. La dottoressa, per quanto riguarda i trapianti, diceva in maniera chiara che l'Italia, il regime legislativo italiano, è quello più restrittivo rispetto a tutti gli altri paesi europei, ma non solo i paesi europei, ma anche gli altri paesi del mondo. Pensiamo all'America. La donazione degli organi può essere fatta solo quando c'è la morte cerebrale, quindi è una morte sicura. Cioè non viene fatto nel momento in cui si trova in una situazione per cui c'è la mancata funzionalità della corteccia cerebrale, ma proprio quando il nostro cervello è completamente fermo. Quindi anche se gli altri organi sono comunque ancora in vita, ma nel momento in cui non è in vita il cervello è sicuramente morte. Sarà una questione di attimi, una questione di minuti, ma poi sicuramente tutti i nostri organi si spengono, perché E lì se ci poi a fosse livello di domani. donazione diventano non utilizzabili, Esatto, a no? livello di donazione non vengono utilizzati, bisogna comunque fare alcune terapie, ci hanno spiegato, anche perché poi
il cadavere deve rimanere in determinate condizioni perché possano essere fatte le donazioni degli organi, perché altrimenti se non ha una temperatura, se non ha tutta una serie di caratteristiche, è chiaro che poi dopo l'organo non è più Utilizzabile. utilizzabile. Quindi è stato veramente anche sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto scientifico, anche se in maniera molto semplice, sono passati alcuni messaggi. La dottoressa Scalari, un'altra relatrice di questo convegno, ci ha parlato invece per quanto riguarda il registro dei donatori di midollo osseo. È un altro argomento interessantissimo. In Italia siamo molto, ma molto indietro per quanto riguarda il registro dei donatori di midollo osseo. Noi pensiamo che ci si può iscrivere a questo registro, da di 18 anni fino a un massimo di 40 anni. Quindi è un limite, di tempo, quindi di età molto ristretto, mentre la donazione sangue si può fare sino a 65 anni. Per quanto riguarda il midollo osseo ci fermiamo a 40 anni. Possono diventare donatori di sangue quelli che hanno 60 anni, possono diventare donatori di sangue solo chi ha di midollo osseo solo chi ha 40 anni. Da 41, 42, 43 anni non si No. può più iscrivere. Quindi il numero è sicuramente molto più limitato. E poi si viene iscritti all'interno di una banca dati. Questa è una banca dati internazionale, per poi far sì che ci possa essere la compatibilità tra il donatore ed il ricevente. Quindi nel momento in cui c'è necessità di un trapianto di midollo osseo, allora viene interrogata questa banca dati internazionale e si va a ricercare la compatibilità. La compatibilità di primo livello, secondo livello, terzo livello. Arrivati alla compatibilità di terzo livello è possibile fare la donazione. Quindi più persone stanno iscritte all'interno di quella banca dati e più e maggiori possibilità ci sono per il ricevente di trovare una persona compatibile. La testimonianza di ieri sera, anche qui ci sono state due donazioni, questo bambino ha ricevuto due donazioni di midollo osseo e un donatore, è venuto dalla Germania a donare il midollo osseo a questo bambino, che ne aveva comunque bisogno. Quindi ecco, è anche questo, non costa assolutamente nulla, bisogna fare solo esclusivamente la tipizzazione e si viene inseriti all'interno di un elenco e quindi all'interno di una banca dati. Poi, per i più fortunati, dico io, potrebbe capitare, ma questi ne sono veramente pochi, potrebbe capitare di essere compatibile con Con un qualcuno, familiare. con un familiare, ma con qualcuno che, anche con qualcuno non familiare, quindi che non ha una parentela, di essere quindi in qualche modo compatibile e quindi di poter donare. Nelle Marche sono state fatte 69 donazioni. Ne sono ancora poche, però è chiaro che questo registro è stato istituito dal 1989 e sta sicuramente in espansione. Bene, la cosa, quello che mi ha colpito è che proprio potevi tranquillamente fare un focus sull'Avis, invece questo dimostra quanto sia appunto eterogeneo il mondo che circola attorno all'Avis e di come di fatto abbia un po' il polso del territorio, di quelle che non è solo la donazione del sangue, ma di tutte le altre tematiche importanti. Questo ancora di più valorizza in questi 60 anni, in questo 60esimo, il ruolo dell'Avis, che tra l'altro uno degli argomenti, se non sbaglio, di questo anniversario è proprio anche il coinvolgimento di questa realtà, avendo una conoscenza capillare del territorio in quelli un po' che sono i tavoli decisionali a livello regionale o comunque di indirizzo sanitario, no? Sì, in effetti anche l'idea di questo incontro era quello proprio di mettere a confronto i politici. Quindi avevamo invitato e ci aveva dato la disponibilità l'assessore Mezzolani, poi all'ultimo momento, proprio ieri mattina, ci ho avuto proprio un contrattempo abbastanza importante e quindi non è potuto intervenire. Però l'idea di questo incontro era quella, cioè mettere a confronto chi prende le decisioni in sanità con chi le deve in qualche modo attuare.
I politici prendono le decisioni sulla base anche dei fattori economici, sulla base anche della territorialità, e i medici debbono comunque in qualche modo attuare queste decisioni. Allora andiamo a guardare le difficoltà che i medici hanno nell'attuare queste decisioni e se queste decisioni possono essere in qualche modo orientate per far sì che ci sia una migliore sanità. Perché il ragionamento che si vuole fare è questo: non è possibile pensare ad una sanità senza queste tre associazioni, per me, che sono le associazioni più importanti. Noi non possiamo pensare a una sanità senza sangue, senza la donazione di organi e senza comunque la donazione di midollo. Senza sangue tutte le sale operatorie rimarrebbero chiuse, quindi se da domani non si raccogliesse più sangue, è chiaro che le risposte di sanità sarebbero del 10%, del 15%. Nessun medico va in sala operatoria, anche per fare l'intervento più semplice, se non c'ha comunque la tipizzazione del sangue, se non c'ha tutta una serie di garanzie che nel momento in cui ci possono sorgere delle complicazioni nell'intervento ha a disposizione il sangue e ha a disposizione comunque la possibilità di intervenire. Quindi, se queste tre associazioni sono così indispensabili nella risposta di sanità, queste associazioni devono assumersi anche la responsabilità che la sanità funzioni e funzioni bene, perché sono comunque una parte integrante, sono comunque un anello fondamentale nel sistema sanitario. Allora, se le cose non vanno, se ci sono delle disfunzioni a livello sanitario, è chiaro che ce ne dobbiamo fare carico noi. E noi non abbiamo non siamo nei tavoli della decisione. E non ci vogliamo nemmeno essere, però possiamo essere in qualche modo da stimolo, essendo comunque anche molto presenti nel territorio, quindi conoscendo le esigenze dei cittadini e di conseguenza potendo portare, avendo comunque la forza, nei tavoli delle decisioni a livello sanitario il nostro contributo, che è un contributo di persone che lavorano nel territorio, che vivono nel tessuto sociale e per di più che mettono a disposizione cose fondamentali perché la sanità funziona. Bene, so che devi andare, che hai degli impegni, quindi telegrafico come procederanno questi Sì, 3 giorni di celebrazioni, di festa, anche perché. la celebrazione è una celebrazione importante, 60 anni dell'Avis di Porto San Giorgio. La sezione Avis di Porto San Giorgio è una delle sezioni più importanti della nostra Avis provinciale, oltre 850-900 donatori, effettua 1.500 donazioni l'anno, quindi è una sezione molto ma molto viva. Ieri sera abbiamo fatto questo convegno di cui abbiamo parlato, molto interessante, va comunque riproposto, va in qualche modo caldeggiato questo dibattito intorno a questi temi così importanti. Questa sera la dedichiamo ai giovani. Questa sera, perché chiaramente i giovani per noi sono una parte fondamentale, dobbiamo comunque avvicinare i giovani, dobbiamo far sì che i giovani possano comunque in qualche modo capire, qual è l'importanza del dono del sangue. Quindi, questa sera abbiamo offerto, un palco ai giovani emergenti, quindi ci sono sette gruppi, di giovani, che vengono anche un po' da tutto il territorio provinciale, c'è un gruppo di Petritoli, un altro gruppo di Ortezzano, sono dei giovani ragazzi che suonano e per una mezz'oretta ci fanno ascoltare due o tre brani loro e quindi si susseguono questi sette gruppi e questa sera è una serata che dedichiamo a loro e che diamo a loro l'opportunità di suonare, di cantare le loro canzoni di fronte a un pubblico lì in piazza San Giorgio, sul viale della stazione. Domani invece è la festa e il ricordo del 60° canonico che come Avis, come tutte Avis comunali, ma come le Avis provinciali svolgiamo. Domani mattina alle 9:30 la messa nella chiesa di San Giorgio. Subito dopo andiamo al Monumento dei Caduti a deporre la corona di alloro e poi dopo ci ritroviamo tutti a teatro. A teatro vogliamo comunque celebrare questo 60° e lo celebriamo insieme ai soci fondatori, ne sono rimasti quattro, i soci fondatori dell'Avis di Porto San Giorgio e ai donatori, agli attuali donatori. I donatori che hanno effettuato
un maggior numero di donazioni, li premiamo e gli diamo comunque un riconoscimento che non è tanto un premio, ma è solo esclusivamente anche una soddisfazione per chi ha compiuto 100, 110 donazioni, 80 donazioni, 90 donazioni. È chiaro comunque vedersi un riconoscimento sicuramente fa piacere loro, ma fa piacere anche alla nostra associazione comunque gratificarli in questo modo. Poi ci ritroviamo tutti insieme al pranzo. Quest'anno abbiamo organizzato un pranzo diverso, quindi lo abbiamo organizzato noi anche con i contributi di tutti gli esercizi di Porto San Giorgio, dei panifici, insomma, abbiamo messo insieme un po' di cose, lo abbiamo organizzato e ci ritroviamo tutti lì a pranzo, insieme con i donatori, insieme anche con le altre Avis del nostro territorio. Verranno una cinquantina di sezioni di Avis con sorelle della Regione Marche, ma anche da fuori regione. E poi ci sarà il lancio dei paracadutisti. Il lancio dei paracadutisti con una nostra bandiera che dall'alto atterrerà Un degno, insomma, degno sì, un anniversario, degno no? 60 anniversario, sì, anni. E 60. poi si ricomincia il E lavoro per poi altri 60 così. Allora, grazie bene, Giovanni Lanciotti, grazie a voi, non è un buon lavoro, buona celebrazione, perché credo grazie. sia veramente una festa. E poi ci risentiremo per parlare di tanti progetti come Avis che portate avanti. Ok, grazie. Grazie a tutti. In diretta dallo studio blu di Radio Fermo 1, Sabato Live. I personaggi del momento tra cultura, attualità e politica.